l'anteprima del nostro telegiornale. Questa sera parleremo del maltempo e dei disagi a cui sono andati incontro i viaggiatori nel Golfo di Napoli. Sono state sospese le corse degli aliscafi Alilauro. Andremo a Casamicciola, dove finalmente è arrivata l'ufficialità. Il comune ha affittato il plesso San Severino alla città metropolitana. È stata varata oggi la delibera di giunta. Il comune percepirà un canone annuo di circa 51.000 euro. Parleremo di sanità e vi proporremo un'intervista realizzata al sindaco di Barano, Paolino Buono, per il quale non c'è un'emergenza immediata, i servizi sanitari e l'ospedale funzionano. Poi ci trasferiremo a Procida, abbiamo intervistato il sindaco Dino Ambrosino che si è dichiarato soddisfatto per i lavori del waterfront che sono durati meno di un anno. Parleremo di turismo con i commercianti ischitani che si sono dichiarati molto soddisfatti per il numero di presenze sull'isola, ma poco soddisfatti per gli incassi realizzati. E poi vi proporremo un'intervista che ci ha rilasciato il paraatleta olimpico Gianni Sasso alla Forio in Corsa edizione 2016. Vi faremo visitare un presepe nel centro storico di Forio. Di questo e di altro ancora parleremo più tardi. Arrivederci. Procida, l'isola di Arturo. Arte e tradizione. La cultura, l'architettura mediterranea e l'arte dei misteri tornano protagonisti. Il Palazzo d'Avalos, l'Abbazia di San Michele Arcangelo, la Chiesa di Santa Margherita e il Borgo dei Pescatori di Marina Corricella. Location di straordinario interesse culturale e turistico, ora esaltate da eventi di rilevanza internazionale. Concerti, mostre, piste teatrali ed allestimenti artistici per momenti indimenticabili. Procida e le suggestioni che hanno ispirato la Morante e tantissimi artisti si illuminano. Così luoghi e stradine che rendono la nostra isola unica al mondo. Procida, l'isola di Arturo, arte e tradizioni. Progetto cofinanziato dalla Regione Campania, POC 2014-2020. Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, DentaScan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia e elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Per un felice Natale, ABC. ABC e tutta la famiglia è in festa. ABC, il Babbo Natale, più buono che c'è. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Caccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche, tra il cielo e il mare.
Sul porto di Ischia, sulla splendida Rive Droite, trovi il ristorante La Baia del Clipper. Nunzio e la sua famiglia, in una calorosa atmosfera, ti faranno gustare piatti dai sapori unici, specialità marinare, frutti di mare e pesce sempre di giornata, cucina tipica mediterranea e la classica pizza napoletana. Il porto di Ischia, il faro e la Baia del Clipper, il ristorante dove i sapori sposano il profumo del mare. Per info e prenotazioni 081 333 4209. Micciola, il San Severino infitto alla città metropolitana. La convenzione avrà la durata di 6 anni e porterà nelle casse comunali circa 51.000 euro che saranno versati in 2 rate semestrali anticipate. Le aule del San Severino dovrebbero essere destinate all'istituto Mennella, da tempo a corto di aule. Sanità, Paolino Buono, l'ospedale e i servizi sanitari funzionano. Per il sindaco di Barano non c'è nessuna emergenza particolare e con i dovuti tempi le isole di Ischia e Procida saranno dichiarate isole disagiate. Procida, il sindaco Ambrosino soddisfatto per i lavori del waterfront. Abbiamo cominciato i lavori nel 2015 e li abbiamo conclusi in meno di un anno, nonostante si sia trattato di interventi importanti. Vacanze natalizie e tanti turisti, pochi incassi. I commercianti ischitani molto soddisfatti per le presenze turistiche, ma meno per gli incassi. Abbiamo intervistato alcuni rappresentanti della categoria. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Tele Ischia. Dopo le giornate di tempo bello e soleggiato che hanno caratterizzato questa fine dell'anno 2016, è arrivato il cattivo tempo con piogge e temperature in calo. Disagi per chi viaggia nel Golfo di Napoli. La compagnia Alilauro ha informato di aver sospeso tutti i collegamenti veloci da Ischia e Forio per Napoli e viceversa per le avverse condizioni meteo marine. I collegamenti irregolari nella mattinata sono stati cancellati nel pomeriggio a partire dalle 14.35. Hanno viaggiato e viaggiano regolarmente gli aliscafi della Carema e i traghetti. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata questa mattina alle ore 7.47 al largo di Capri, ad una profondità di 5 km. L'evento è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L'epicentro è a 12 km a sud dell'Isola Azzurra. Non si segnalano danni. Non abbiamo ancora avuto riferimenti ufficiali dalle strutture preposte, ha detto il sindaco di Capri Gianni De Martino. Siamo tranquilli, nessun danno segnalato sull'isola, particolare allarme. Per il momento non ci sono preoccupazioni. Rassicurazioni arrivano anche dal sindaco di Anacapri, Franco Cerrotta. Al protocollo del comune nessuna comunicazione né da parte degli organi ufficiali né da parte della popolazione. Botti di fine anno, tutto tranquillo sull'isola d'Ischia, nessun ferito e nessun danno. L'unico episodio da segnalare è l'intervento dei vigili del fuoco sull'arenile del porto di Forio. La squadra della caserma d'Ischia è intervenuta per disinnescare un grosso petardo inesploso. Tra la curiosità della gente accorsa, l'operazione si è svolta in pochi minuti. Sanità, le promesse del direttore generale D'Amore di considerare le isole di Ischia e Procida territorio disagiato ancora non sono state mantenute. Per il sindaco di Barano, Paolino Buono, però non c'è nessuna emergenza particolare e i servizi sanitari e l'ospedale funzionano. Sentiamo. Sindaco Paolino, parliamo di sanità. D'Amore aveva promesso l'atto per le isole di Ischia e Procida territorio disagiato. Quest'atto non c'è stato ancora. Non c'è stato ancora, però abbiamo avuto assicurazioni che si sta andando avanti in questo senso. Questo è un atto importante perché consentirà a chi verrà a lavorare sull'isola di avere quel quid in più che costituirà un incentivo importante per affrontare i sacrifici che indubbiamente, insomma, lavorare su un'isola comporta in termini di trasporto, in termini di reperibilità. Emergenza sanità, soprattutto emergenza di personale. È collegato a quello che abbiamo detto prima. In questo momento non c'è un'emergenza particolare,
non ci sono disservizi particolari, ripeto, lo dico da sindaco ma te lo dico anche da medico, non c'è nessuna emergenza in atto, i servizi stanno funzionando, stiamo calmi e sicuramente io credo che in futuro le cose potranno andare, nonostante siamo in una regione commissariata, potranno andare sicuramente meglio. A chi grida allarme per la situazione, lei che dice? A chi grida allarme per questa situazione, io dico che probabilmente non si sono rivolte alle nostre strutture, perché mi risulta che grandi, grandi, grandi problemi non ce ne sono. L'ospedale sta funzionando bene, il territorio funziona, le risposte ci sono. Ripeto, insomma, io da medico non ho mai mandato un paziente in ospedale, oppure non mi è mai tornato un paziente dall'ospedale che mi ha detto, sai, sono stato là, ma mi hanno detto che non mi potevano ricevere nella UTIC, non mi potevano, oppure non mi possono operare perché non c'hanno anestesisti, oppure perché l'UTIC non c'è, oppure qualche oncologico che mi dice che il dottor Mabili o il dottor Madaresa non l'hanno potuto servire perché il servizio è stato soppresso. Non mi risulta questo, quindi va bene così per il momento. L'annuncio era nell'aria. Il sindaco di Casamicciola, Giovan Battista Castagna, aveva sottolineato che il comune aveva bisogno di rimpinguare le casse comunali ed oggi è arrivata l'ufficialità. La giunta Castagna, con la delibera numero 213 del 3 gennaio 2016, su proposta dello stesso sindaco, ha concesso a titolo oneroso il plesso scolastico San Severino alla città metropolitana per uso attività scolastiche. Nello schema di convenzione si è stabilito che il canone annuo che la città metropolitana dovrà versare è di circa 51.000 euro e sarà pagato con due rate semestrali a partire già da gennaio 2017. La convenzione avrà la durata di 6 anni. Nella delibera viene anche stabilito che la città metropolitana non dovrà modificare la destinazione d'uso dell'immobile sito alle rampe Paradisello numero 20, ma dovrà continuare a destinarlo per l'istruzione come edificio scolastico. Al momento sembrerebbe che il plesso scolastico San Severino sarà destinato agli studenti dell'Istituto Mennella di Casamicciola, da tempo a corto di aule. Sono soddisfatto di questo risultato, ci ha dichiarato il sindaco Castagna. La convenzione è a titolo oneroso e non gratuito, come qualcuno aveva suggerito, e i piccoli alunni non hanno subito alcun danno perché trasferiti all'Istituto Scolastico Manzoni. Spostiamoci a Procida, dove il sindaco Dino Ambrosino si è dichiarato soddisfatto dei lavori del Waterfront. Li abbiamo iniziati nel giugno 2015, dice Ambrosino, e in meno di un anno li abbiamo conclusi, anche se si è trattato di un intervento molto importante. Abbiamo rifatto la pavimentazione del fronte mare di Marina Grande e praticamente tutto il porto. Sentiamo. Sindaco Ambrosino, parliamo del Waterfront. Avete avuto delle critiche da parte della minoranza per quanto riguarda questi lavori, non sono piaciuti. È normale che la minoranza eserciti il suo ruolo, chiaramente cerchi di andare a individuare eventualmente delle situazioni di criticità. Io però mi dico soddisfatto di come è stato eseguito questo intervento, perché lo abbiamo fatto veramente in brevissimo tempo. Dal giugno 2015 che abbiamo iniziato a lavorare non è trascorso neppure un anno e abbiamo concluso questo intervento, che comunque era abbastanza invasivo, perché si è trattato di rifare tutta la pavimentazione del fronte mare di Marina Grande, e quindi dalla centrale Enel fino alla chiesa, al sagrato di Santa Maria della Pietà, significa tutto il porto. È stato quindi un intervento importante che abbiamo eseguito in poco tempo e con risultati soddisfacenti, tant'è vero che tutt'oggi si conserva ancora tutto perfetto, integro per quanto riguarda la pavimentazione. Abbiamo approfittato per fare delle bonifiche importanti, abbiamo ricavato degli spazi in più importanti e abbiamo pedonalizzato tutta l'area davanti al caseggiato di Marina Grande. È una cosa importante perché è un'assoluta novità la difesa del nostro patrimonio architettonico storico, anche mettendolo in evidenza con una striscia pedonale che consente appunto la camminata tranquilla ai procidani, a tutti gli ospiti e gli ospiti dell'isola. Abbiamo fatto un intervento importante sul Palazzo Merlato, perché abbiamo messo in sicurezza questa struttura che comunque costituiva un pericolo, con questi merli che effettivamente potevano e a pezzettini cascavano giù in terra. Abbiamo rifatto tutta la facciata, che sono 1000 metri quadrati, quindi un intervento importantissimo, con qualche piccola sbavatura che comunque l'impresa sta correggendo. Quindi in generale sono molto soddisfatto di quello e del risultato ottenuto. Credo che adesso ci possiamo dedicare con tutte le energie all'8B di questo Waterfront e quindi alla realizzazione del parcheggio. Un parcheggio importante che dovrà assorbire gran parte dei veicoli della zona.
Sì, perché nel frattempo stiamo gestendo una difficoltà in quanto abbiamo pedonalizzato, come dicevo, una gran parte di Marina Grande, però chiaramente mancano i posti macchina e quindi stiamo un po' gestendo una situazione di emergenza. Nel momento in cui avremo il parcheggio e l'impresa si è impegnata, secondo la gara, a realizzare entro 6 mesi da quando comincia i lavori, quando avremo appunto il parcheggio daremo sfogo e opportunità per incirca una cinquantina di veicoli tra ciclomotori e autovetture, quindi sarà un'infrastruttura importante su Via Libertà, quindi proprio immediatamente dietro la cortina di case di Marina Grande, e riteniamo che un passo alla volta anche Procida in un qualche modo possa riqualificare il proprio territorio offrendo delle opportunità e delle soluzioni ai cittadini. Possiamo dare una data orientativa di fine lavori? Dicevo, loro si sono impegnati a farlo entro 6 mesi. Il problema è cominciarli questi lavori perché la difficoltà è stata nel calibrare bene i progetti rispetto alle esigenze dell'azienda. Ci sono state varie difficoltà che comunque vanno rintracciate nella fretta con quale sono stati presentati questi progetti. Ricordo che erano stati presentati nell'ambito dell'accelerazione della spesa proposta dalla Regione Campania, e appunto quell'accelerazione ha prodotto più di qualche strafalcione che stiamo cercando di correggere. Ne ho parlato di nuovo qualche giorno fa con il RUP e con il supporto al RUP, che quindi sono i tecnici che ci stanno seguendo. Loro dicono che siamo pronti per presentare i calcoli al Genio Civile. Presentati i calcoli, un mese probabilmente dovrà trascorrere, dopodiché spero, per il cronoprogramma che ci siamo dati, verso febbraio dovremmo cominciare questo intervento e poi dopo 6 mesi, entro 6 mesi, concluderlo. Come sono andate le festività natalizie sotto il profilo turistico? Lo abbiamo chiesto ai commercianti di Scaponte e di Via Roma, che si dicono moderatamente soddisfatti. Tutti concordi nel commento positivo agli eventi organizzati dall'amministrazione comunale, mentre sotto il profilo delle vendite la situazione non è stata del tutto rosea. Il servizio. Le feste di Natale e Capodanno ad Ischiaponte, chiediamo ai commercianti del posto com'è andata. Sicuramente un periodo festivo significativo, con una buona affluenza di pubblico, tante persone per strada, a passeggio, complice le buone temperature. No, sicuramente quest'anno è stato un periodo positivo. Per quanto riguarda gli eventi? Beh, sicuramente come hanno possono rilevare tutti, sono stati eventi che hanno riscontrato buoni risultati, le persone. Insomma, hanno espresso pareri positivi, di soddisfazione. C'è stato un tocco in più quest'anno, sicuramente. Dal punto di vista del lavoro, più o meno come lo scorso anno, forse un tantino di meno. Dal punto di vista organizzativo, molto, molto, molto meglio. Si sono visti i turisti? Sì, anche se in effetti ho visto molti gruppi e pochi turisti privati, che magari, insomma, parecchie cose d'agenzia, che quindi non gli dava anche molta libertà di tempo. Parecchi entravano nei negozi sempre di fretta perché avevano gli amici che scappavano, il gruppo che scappava. Noi speriamo che non sia finita qui, però fino a questo punto, ecco, è finita, come ho usato dire a qualche amico, è finita con il botto di fine anno, una bella festa. Il clima è stato molto favorevole, che ha permesso così che tanti turisti potessero invadere la nostra isola. Fino ad oggi è andato tutto bene, il tempo, ecco, il clima è stato molto clemente. E sembra che le attività anche oggi, dopo un giro, soprattutto le attività di ristorazione, hanno fatto il sold out, come si dice, e quindi quello non interessa. Via Roma, un bilancio di come sono andate le festività di Natale e Capodanno. Mario Longo, com'è andata? Allora, innanzitutto buonasera e tanti auguri a tutti voi, per non dire a tutti noi. Diciamo che Natale qui non si è visto, anche perché la stagione invernale, tra virgolette, è partita il 24, il 27 gli alberghi si sono un po' riempiti e abbiamo fatto il Capodanno con un po' di clientela italiana. Stranieri non se ne sono visti pochissimi, c'erano però una clientela ancora un po' misera, ma comunque dai, apprezziamo lo sforzo fatto dal comune
che ha investito, secondo me quest'anno ha investito tantissimo sia nelle luminarie sia negli eventi che sono stati fatti. Ho sentito parlare bene degli eventi fatti a Ischia, di quello che c'è stato, però se dobbiamo parlare a livello economico, la colpa non è del comune, la colpa è delle persone, del turista che viene qui a Ischia, che secondo il mio avviso è ancora un turista un po' povero. Ebbene, da noi io non mi lamento mai, perché in effetti c'è stato movimento a Via Roma, molta gente, molti turisti hanno fatto moltissime belle cose per questa gente che è venuta in vacanza, perciò la gente era entusiasta. Poi dal punto di vista proprio incasso, non è questo il miglior periodo dell'anno per i negozianti, non è estate, quindi non c'è moltissima gente. Si è visto un po' più di movimento quando si sono aperti qualche albergo in più, perché il turismo è comunque quello che più funziona per noi. Si sa che gli ischitani amano andare a Napoli perché hanno più tempo libero e perciò comprano più là che qua. Però tutto sommato noi abbiamo fatto il nostro, non posso dire che non sono contenta, ecco. Anche l'atleta paraolimpico Gianni Sasso ha preso parte alla Forio in corsa edizione 2016. Gianni Sasso si è detto molto soddisfatto della sua prestazione, nonostante fossero passati anni dall'ultima volta in cui aveva fatto uso delle stampelle. Ascoltiamolo al microfono di Vincenzo Agnese subito dopo la corsa. Siamo con Gianni Sasso. Gianni, inizio dalla gara, un commento sulla tua prestazione personale e poi più in generale sulla manifestazione, quindi su questa 12ª edizione di Forio in corsa. Beh, personalmente dopo 4 anni e mezzo che non prendevo le stampelle ho fatto una 10 km un pochino più lanciata in vista di una preparazione che tra poco ci faremo una conferenza stampa per la prossima obiettivo che terrò. È andato sotto l'ora, praticamente abbiamo corso a 5,45 km, davvero un ottimo passo e di cui non credevo di poter riprendere in così poco tempo. Grazie a Emanuele Scotto, che in questi mesi abbiamo iniziato una preparazione graduata, e poi i miei amici di sempre che mi hanno accompagnato in questa prologo della preparazione che sto facendo. Per quanto riguarda la manifestazione, credo che sia una manifestazione che vada anno per anno ad aumentare gli iscritti e a portare a Forio sempre lo sport. Forio, oltre ad essere una grandissima cittadina termale e turistica, credo che possa essere abbinata allo sport per poter avere un'altra sinergia nel turismo. E non solo Forio, ma anche tutta l'isola d'Ischia. La manifestazione è atta proprio al 31, che comunque ci sono tanti turisti, in uno scenario davvero che probabilmente ci invidano nel mondo. Quindi è una manifestazione da ripetere ed è ancora da portare ancora più nell'elite delle gare nazionali e internazionali. Gianni, si conclude un anno credo storico, indimenticabile per te. Ovviamente sei l'isolano dell'anno, ma a questo punto cosa aspettarsi da questo 2017 dopo un anno storico? Io non mi aspettavo questo 2016, ci credevo, lo sognavo, forse anche qualcosa in più. Dal 2017 sicuramente a marzo mi aspetterò ancora qualcosa di importante che appresto sveleremo. E poi niente, poi vediamo come sto fisicamente per porci altri obiettivi. Certamente io sono un uomo di sport, nello sport rimarrò, lo sport è vita, lo sport è sociale. Spero che tutti, e auguro a tutti gli isolani che mi hanno sostenuto a Rio, un felicissimo 2017, che comunque il mondo sia molto più vivo di quanto lo è stato nel 2016. Molto ricco l'itinerario presepistico dell'isola d'Ischia, con installazioni di gran pregio in tutti i comuni. Questa sera vi portiamo a visitare un presepe foriano che si trova proprio nel centro storico, nel Vico Piazza. Si tratta dell'opera del Comitato Arte e Mestieri e sarà visitabile fino all'8 gennaio. In occasione della Befana, venerdì 6 gennaio alle ore 18:30, si terrà una festa con la consegna di piccole calze ai bambini e degustazioni di prodotti e vini locali. Visitiamo questa sera il presepe di Forio di Vico Piazza, un presepe molto bello, come vedete, è stato realizzato da? È un gruppo del Comitato Arte e Mestieri di Forio, è un gruppo di persone che ogni anno si ritrova, persone maggiormente adulte, sui 60 anni in su. Quest'anno vado vanto di aver avuto anche due ragazzi giovani, 11 e 12 anni, che il nostro intento è quello di tramandare questa tradizione che purtroppo si sta andando a perdere.
Qual è lo stile di questo presepe? Quest'anno prettamente napoletano, mentre gli altri anni abbiamo, comunque sempre napoletano, dico che gli altri anni abbiamo rivisitato un poco i posti caratteristici del paese di Forio, raffigurando alcune chiese, le torri principali di Bittorione, la torre di Nascere, eccetera. Quest'anno invece abbiamo fatto proprio paesaggi tipici di napoletani. C'è tanto lavoro dietro a un presepe, quanto tempo occorre? Ma diciamo 12 mesi all'anno, nel senso che per quanto riguarda i particolari uno non li finisce mai, anche dopo aver finito il presepe vede sempre che manca qualche cosa. E in ogni caso il grosso, la costruzione l'abbiamo incominciato agli inizi di ottobre. E poi quasi tutte le sere ci siamo ritrovati qua, chi più, chi meno, chi ha potuto dare di più, chi meno, però... Allora, noi ne approfittiamo per comunicare che il 6 gennaio, quindi nel giorno dell'Epifania, ci sarà una festa. Quali sono i particolari, l'orario? Dunque, una festa di chiusura che noi ogni anno ci pregiamo di fare. Allora, l'orario è alle 18.30, sempre qua fuori in Vico Piazza, dove ci sarà anche un poco di musica con la voce di Antoni Iacono, che l'anno scorso veramente ha spopolato il posto. Dunque ci saranno delle sorprese di degustazioni locali, tipo risotto con zucca e salsicce, e poi altre prelibatezze, logicamente innaffiato con vino. Ma la cosa principale è che faremo delle calze caratteristiche che ogni anno facciamo per i bambini, diciamo buoni, i più buoni. Quindi sono invitati tutti quelli che sono stati buoni quest'anno. Subito dopo il nostro telegiornale trasmetteremo lo speciale TG con l'avvocato Pietro Del Prete che si occuperà di scuola. A seguire l'Isola Siamo Noi con uno speciale sul presepe vivente di Campagnano che si è svolto il 29 dicembre. Tutto il borgo ha preso parte all'evento, centinaia di figuranti in abiti storici hanno animato Campagnano interpretando antichi mestieri artigianali e prendendo parte al corteo dei Re Magi. A seguire il rotocalco eventi in anteprima TV. Presso la chiesa di Santa Margherita Nuova a Procida, domani 4 gennaio alle ore 19.30, ci sarà lo spettacolo teatrale Solo Andata, tratto da Erri De Luca. Il tema sarà quello dell'immigrazione, degli uomini di mare e quindi quel mare che ha segnato la vita del giovane Arturo, delle tante partenze del padre e del suo rapporto con l'isola di Procida. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piogge. In montagna, molte nubi con deboli piogge intermittenti. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con piogge e temporali. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Con questo è proprio tutto, vi lascio alla programmazione di Teleischia. Arrivederci.